Il posto delle parole che racconta l'arte in un libro uscito da poche settimane, che è stato presentato tra l'altro al Salone del Libro con grande successo di pubblico, L'arte italiana in 15 weekend e mezzo, edizioni Mondadori, e l'autore insieme con noi, Flavio Caroli, bentornato nel posto delle parole. Il piacere è tutto mio. L'arte italiana in 15 weekend e mezzo, fermiamoci subito sull'immagine di copertina. L'immagine è quel famoso profilo di Piero Della Francesca. Ecco, come mai la scelta di questo dipinto a cui lei veramente dedica una grande attenzione? Ma sa, questo è veramente un punto centrale in tutta la storia dell'arte italiana per almeno tre motivi, guardi, perché innova sul piano dello spazio, cioè siamo entrati nello spazio prospettico che per l'arte italiana è fondamentale, innova l'idea di luce e questa invece è un'introduzione nuova in Italia dopo che l'avevano già perseguiti i fiamminghi, sono per esempio Van Eyck, il colore naturalmente, perché c'è quel rosso squillante, e questo è il momento insomma in cui l'arte italiana guadagna la propria pienezza, ecco. E questo poi alla fine è il senso stesso del libro, insomma, che cerca di mettere i paletti di una specie di slalom che il visitatore, paletti altissimi, ecco, che il visitatore può percorrere per toccare i fondamentali, ecco, veramente i primari in quella grande storia che è l'arte italiana. Che l'arte italiana elaborata e con un escamotage narrativo molto particolare. Lei in pratica è insieme, non è da solo, a raccontare questo slalom, come diceva poco fa, da Milano fino al sud e risalendo a nord, perché c'è un escamotage narrativo molto importante in questo libro, Flavio Caroli. Sì, ma sa, non è neanche detto che sia io uno dei due è il professore, cosiddetto il professore, il quale è invitato da una sua vecchia amica a indicarle, appunto prendendosi tutte le sue responsabilità, i punti veramente fondamentali, costruttivi, ecco, della storia dell'arte italiana. Si scoprirà nel corso, intanto c'è un'evoluzione nel corso del libro, perché a nessuno probabilmente sfuggirà che i dialoghi fra i due si fanno sempre più audaci, ecco, finché alla fine succederà qualcosa che naturalmente noi adesso non riveleremo, che indurrà lei, o che comunque indurrà il professore a quasi a costringere lei, detta l'esploratrice, a fare una visita al museo di Rivoli a Torino, che è il museo dell'arte della loro giovinezza, insomma un viaggio nella loro giovinezza. Un viaggio nella loro giovinezza per visitare l'arte povera, ma qui ci fermiamo perché riveleremo troppo di questo libro. In sostanza, Flavio Caroli, lei che tanto ha raccontato l'arte, storico dell'arte moderna e contemporanea, in questo libro funge anche un po' da guida, no? È il caronte positivo che ci porta a conoscere questi musei che non sono i tradizionali musei spesse volte. A Milano lei dice perché partire dalla Gioconda? No, si parte da qualcos'altro, ed è questa la contrapposizione narrativa e di visione sull'arte. Sì, sì. Ma infatti così è stato, si è evoluto il libro, proprio perché io è da tempo che avevo questa idea in testa. Insomma, in realtà io, ma credo tutti, insomma, abbiamo visto molte opere nel corso della nostra vita che poi abbiamo ordinato creando una propria, diciamo, storia dell'arte. Ma la verità è che il nostro rapporto con l'arte è sempre emotivo, è assolutamente emotivo, ed è legato a molti fattori, insomma, ogni opera che veramente ci ha commosso e che abbiamo visto è legato al ricordo, all'odore addirittura di quel museo, ciò che abbiamo mangiato la sera prima, all'albergo, al paesaggio, all'umanità della gente che c'è all'intorno, insomma, che ha creato poi anche quel certo museo. Insomma, c'è una pienezza, ecco, diciamo, di sentimenti, il senso, il gusto
della vita, miscelato con il gusto dell'arte, impastato letteralmente con il gusto dell'arte, è quello è la spinta primaria che ci porta ad amare appunto l'arte stessa. Insomma, se vuole un esempio, io quando vidi moltissimi anni fa il Caravaggio, che poi è stato rubato a Palermo, quello del quale si discute, ecco, io prima di entrare in quel luogo mangiai un panino da un lambulante, un panino con la milza, cosa squisitamente palermitana, e insomma quel luogo con le sculture anche di Serpotta, oltre che col quadro di Caravaggio, insomma è legato al sapore, al profumo di quel panino, c'è una pienezza di vita, ecco, che fu toccata in quel giorno e che non ho più potuto dimenticare. Flavio Caroli, in questo slalom geografico che lei ci propone nella lettura, ma in verità lo propone anche come esplorazione vera e propria nei confronti dell'arte, ad esempio vorrei toccare la zona geografica dell'Emilia-Romagna per spingerci fino a Mantova e poi per spingerci ancora più in là verso Ferrara. E poi c'è Ravenna, la sua esploratrice, che dice che Ravenna si perde nelle raffinatezze di Bisanzio. Ecco, e qui è veramente un attraversamento della storia ed è un attraversamento dell'arte nello stesso momento. Certamente, ma sai, questo è veramente, fra l'altro, quell'Emilia Romagna è il sintomo proprio dell'incredibile ricchezza e bellezza dell'arte italiana, perché in 60 chilometri c'è l'arte bolognese, che è tendenzialmente classica, diciamo, quindi Guido Reni, l'arte ferrarese, che è cosa completamente diversa, è arte sibaritica, drammatica, di un'eleganza quasi perversa, e ha origine proprio in quel Mantegna che lei citava prima. E poi c'è Ravenna, l'unicità, Ravenna è unica, ciò che c'è a Ravenna è unico perché è quello che è sopravvissuto del grandissimo capitolo dell'arte bizantina, che è stata tutta distrutta da Bisanzio fino alla Dalmazia, insomma fino all'Adriatico, a seguito delle guerre iconoclaste. Tutto quello che c'era di meraviglioso prodotto appunto dai maestri bizantini è andato distrutto. Ravenna si è salvata con dei capolavori, perché era al di là del mare, e lì abbiamo proprio un esempio di questa, tra l'altro, del rapporto, ecco, fra l'arte di ispirazione romana, che ancora sopravvive a Ravenna, che ha origini appunto in quel messaggio realistico che viene trasmesso da Roma alle sue province, e poi il passaggio immediato a Bisanzio. Ravenna diventa la longa manus di Bisanzio in Occidente, e lì importa proprio questa idea astratta, altissima, altissimamente contemplativa dell'arte dei mosaici, proprio veramente un primo punto, una sorgente, ecco, di quella che poi in seguito diventerà l'arte astratta. Non per nulla l'arte astratta, da Bisanzio c'è una specie di consegna del testimone a Mosca si definiva la terza Roma, dopo Roma appunto e Bisanzio, Czar vuol dire Cesar, deriva da Cesar, e dopodiché proprio gli artisti che hanno creato in Occidente l'arte astratta sono moscoviti, cioè Kandinsky. A un certo punto, a chiusura di questo gigantesco e meraviglioso cerchio, Kandinsky parte da Mosca, arriva in Occidente e in Occidente fonda l'arte astratta, che non era mai esistita, insomma, nella storia dell'arte in termini moderni. E rimanendo ancora proprio in quella zona geografica, esattamente a Ravenna, la città più irraggiungibilmente alta e nobile dell'intera civiltà occidentale. Questa era la Ravenna storica, giriamo due pagine e Flavio Caroli ci porta più vicino a noi con un flash importantissimo per la cinematografia internazionale, ovvero una produzione di Michelangelo Antonioni, Deserto Rosso. Sì,
Eh sì, perché Piero Ravenna è importante quel film, è importante come appunto quasi come i mosaici. Ci sono proprio due grandi capitoli che riguardano Ravenna. Il primo sono i mosaici, quindi Eco lontanissima, e poi è Michelangelo Antonioni che ha capito la Ravenna moderna, la Ravenna dell'Amici, la Ravenna che stava diventando industriale. Ma sai, io qui per me è facile, perché come ho raccontato nel mio libro precedente, Storie di artisti e di bastardi, io bigiavo la scuola per andare a vedere Antonioni che girava appunto Deserto Rosso, e lì ho imparato un sacco di cose. Insomma, ho imparato che cosa voleva dire il paesaggio stato d'animo. Ecco, come Antonioni, il paesaggio stato d'animo non letto sui libri come io facevo ai tempi appunto sui banchi di scuola, ma visto nella realtà, il modo con cui Antonioni dipingeva per esempio i muri di una casa, le strade, un vecchietto addirittura e un banchetto con della frutta, proprio perché lì si trattava di rappresentare in cinema il paesaggio stato d'animo. Non era mai stato fatto, da quel momento in poi tutti cominceranno a farlo, ma comincerà prima di tutto Antonioni stesso attraverso tecniche digitali che ai tempi non esistevano. Insomma, invece oggi non c'è un grande film, se Blade Runner, tanto per dire, che non sia legato profondamente a quest'idea di paesaggio stato d'animo. Michelangelo Antonioni, grande anticipatore in ogni modo, ma anticipatori a loro maniera erano anche due straordinari artisti: da una parte Giorgione con la sua poesia e dall'altra Tiziano con il suo poema artistico. Ecco, queste due espressioni sono espressioni molto importanti, tanto importanti che non colgono solamente il senso dell'arte. Tant'è vero che lei, nella pagina successiva, dice alla sua amica: sarà esaurita nella serata di domenica, mia seducibile amica, esausta come dopo un pomeriggio d'amore. Vedere le opere di Giorgione e di Tiziano rende esausti, dunque. Certo, capisci che a questo punto già il dialogo fra i due comincia a farsi un po' più intimo, e non siamo che agli inizi. Ma certo, Giorgione e Tiziano sono l'espressione della pura sensualità, della sensualità allo stato puro dell'arte veneziana. Quella è la grandezza dell'arte veneziana, dapprima nel Cinquecento, qui si fonda tutto, poi lo sarà ancora nel Settecento, ma insomma è un altro discorso. Sensualità allo stato puro, di Giorgione con la minuzia, la precisione, la divina esattezza della pittura dell'origine della pittura tonale, e Tiziano con quelle cascate, quei sudori, quella cascata di sudore cromatico, per esempio, dell'Assunto dei Frari, che è una specie di cascata, ecco, è un Niagara di pittura moderna. Nessuno mai più al mondo saprà toccare quel grado di sensualità. Flavio Caroli, in questo libro, leggendo questo racconto a due molto coinvolgente dell'arte italiana in 15 weekend e mezzo, c'è anche il senso del raccontare, quindi da parte nostra, di noi lettori, il senso anche di apprezzare, curiosare, quindi conoscere l'arte che non conoscevamo. È vero, ci sono i grandi artisti con le grandi opere, ma c'è anche per esempio un Federico Barocci con la Crocifissione con la Vergine, e chi mai avrebbe scoperto questo autore. Quindi in quest'opera lei, Flavio Caroli, ci racconta il piacere dell'arte come puro piacere della vita. Sì, e anche però come importanza, capito? Perché Barocci effettivamente è un caposaldo della pittura di fine Cinquecento, ecco. E ci sono monumenti, opere magari non conosciute, che sono fondamentali. Per esempio, tutti conoscono il Castello di Milano, nessuno sa realmente che quelle forme all'inizio del Novecento sono state copiate da un piccolo affresco in un piccolo luogo vicino alla stazione di centrale di Milano, che si chiama Cascina Pozzo Bonelli, un lacerto, un lascito, ecco, del grande 400 lombardo. E quindi sì, qui c'è una scelta. Il professore, non io naturalmente, il professore, il mio protagonista, si prende tutte le sue responsabilità.
si prende tutte le sue responsabilità e anche le responsabilità dell'essere nel vero senso della parola. Lei l'ha già raccontato in un libro precedente, veramente un voyeur. Assolutamente, questo assolutamente. Beh, ecco, questo ci unisce. Devo dire che lui, il professore, è un assoluto voyeur e io, ammesso che sia una persona diversa dal professore, sono sempre stato un assoluto voyeur. Proprio fin da bambino la dimensione dello sguardo è stata fondamentale, insomma, è quella che ne ha dettato sempre il mio rapporto col mondo. Lei poi adesso non pensi forzatamente, vero, al mio voyeurismo di un ragazzino che si rotolava sotto i tavoli per vedere le gambe delle signore, non pensi a questo, ma è autorizzato a pensare anche a questo. E certo, perché il voyeur è voyeur oppure è nulla. Voyeur, è voyeur, su tutto. In che modo, Flavio Caroli, adesso facciamo i voyeuristi proiettandoci verso il futuro, in che modo questo libro, che è un libro di una geografia artistica italiana, che è una geografia straordinaria, in che modo si proietta verso il futuro? Beh, proprio per quello, perché insomma, avendo l'ambizione di mettere giù i paletti fondamentali dello slalom, appunto, che aiuta a capire i fondamentali dell'arte italiana, e beh, sa, tutto questo può essere esteso all'arte europea e all'arte del mondo, poi alla fine, tanto più che l'importanza dell'arte italiana per l'arte europea immediatamente dopo il 400 è assoluto, è totale, insomma. Dopo lì, da lì comincia il grande dialogo dell'arte italiana con l'arte del mondo, ecco. Questo libro, in conclusione, Flavio Caroli, questo libro mi ha fatto toccare con mano una differenza che a volte tralasciamo, la differenza sostanziale di un museo diverso nel suo posizionamento geografico. Molto semplicemente, un museo a Napoli è molto diverso che un museo a Milano, tanto per dire due luoghi. Sì, ma con delle sorprese incredibili, però. Altro che... con delle sorprese incredibili, perché certo, beh, intanto sono diversi gli odori, guardi, veramente, gli odori dei musei per me sono fondamentali, e gli odori dei musei fondamentalmente sono due, odori di muffe diverse e odore del cibo che i guardiani si cucinano all'una del pomeriggio, che dice, con i loro fornelletti. Dall'una alle due i musei hanno odori che sono completamente diversi, appunto, a Milano e a Napoli. Ma ciò detto, non è affatto detto che le città più, diciamo, più strutturate, che apparentemente almeno più ricche, abbiano musei più belli degli altri. Per esempio, Napoli ha dei musei di arte contemporanea splendidi, due splendidi musei di arte contemporanea, che Milano non ha. Che Milano invece non ha, lungo sarebbe il discorso per spiegare il perché. E Capodimonte, Capodimonte è un museo meraviglioso per via delle meravigliose collezioni dei Borboni e dei vari matrimoni dei Borboni nel corso del tempo, ma anche Brera è un grandissimo, uno dei grandi musei del mondo, a mio avviso non sufficientemente valorizzato, certo. Flavio Caroli, quando noi raccontiamo l'arte, chiediamo sempre ai nostri ospiti, e quindi anche a lei, che con parole sue ci faccia vedere un'opera che è in questo libro. Quale sceglie per raccontarla con parole sue e farci vedere esattamente l'opera, Flavio Caroli? Ma è dura la scelta, direi, guardi, scegliamo questa, diciamo l'annunciazione di Lorenzo Lotto, che ha Recanati, così andiamo proprio anche nell'Italia profonda. L'annunciazione di Recanati. Allora, è un pomeriggio d'estate, sono molto belle, Lotto descrive molto bene le luci all'esterno, luci che entrano nell'interno di questa casa, che addirittura scolpiscono le nature morte, e quelle nature morte sono un anticipo per la natura morta che verrà. Poi però lì è atterrato improvvisamente un angelo androgino, senza sesso, ma gli angeli infatti non hanno sesso, e poi c'è, ma il protagonista di tutto è un gatto che inarca la schiena. Ora, chi ha avuto dei gatti sa benissimo che i gatti
inarcano rarissimamente la schiena, lo fanno solo davanti a pericoli reali che loro percepiscono qualcosa di assolutamente sconosciuto, e lui percepisce qualcosa, il mistero insomma che sta avvenendo lì dentro. E poi c'è la Madonna con quel volto indimenticabile, che è un volto sicuramente di umiltà ma anche di orgoglio, ecco perché questa ragazza che guarda in tralice, umile sì, ma sembra dire ma siete sicuri di voler che sia io a dovermi prendere una responsabilità così immensa? Siete sicuri di voler dare a me una responsabilità così immensa? Insomma, quando un artista riesce a mettere sentimenti tanto complessi e anche contrastanti nel volto di una persona e oltretutto nei luoghi nel quale è ambientato tutto questo, beh, quello è un artista grandissimo e fondamentale, ecco, della storia dell'arte. Mi ha sempre affascinato di questo quadro, Flavio Caroli, sono semplicemente un curioso e un distratto in ogni modo. Le mani, perché sono veramente in una posizione molto particolare. Credo che in nessun'altra annunciazione Maria non abbia le mani così come le ha disegnate, pitturate Lotto. Le mani di Lotto sono leggendarie, eh? Lotto è leggendario in questo senso, perché intanto sarebbe magnifico, sarebbe da fare una mostra proprio con una serie di mani di Lotto. Prima di tutto perché Lotto le fa parlare, le mani, come movimenti. In secondo luogo perché le avvolge sempre, le impasta di luce, cioè la luce che ci mette dentro di per sé stessa parla, perché sono sempre luci molto sottili, molto che accarezzano, insomma luci profonde, ecco, non luci superficiali. E terzo perché Lotto collezionava gioielli, anelli soprattutto, e se lei guarda nelle sue varie figure spesso c'è presente un anello con la luce appunto che questo anello comporta, e credo proprio che lo studio sia reciproco, insomma che lo studio di quegli anelli l'abbia indotto a dipingere quelle mani parlanti, o viceversa che quelle mani parlanti richiedevano, ecco, quel collezionismo di piccoli gioielli, l'unica fortuna che Lotto è riuscito ad accumulare nella sua vita, in qualche modo quelle mani postulavano, ecco, la sensibilità verso quei gioielli. Prima di salutarci, Flavio Caroli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni, io leggo molto. Mi faccia pensare, qui a Milano sto guardando cataloghi d'asta in questo momento. In campagna ho appena finito, ma sai che mi sta cogliendo, ma ho appena finito un libro anche importante che in questo momento, però guardi, assolutamente non ricordo. Ma ed è una cosa normale a volte. Un libro che però non c'entra con l'arte. Prego. Ho letto il libro del mio amico Giuseppe Di Leva, mio quasi coetaneo, insomma, che ha vissuto tutti questo mezzo secolo, insomma, parallelamente a me, e quasi ci siamo incontrati a Roma, poi a Milano, e insomma in vari luoghi, perché è una cronaca vista da occhi diversi dai miei di ciò che abbiamo vissuto appunto nell'ultimo mezzo secolo, ecco. E con questo noi ringraziamo Flavio Caroli per il tempo che ci ha dedicato, Edizioni Mondadori, l'arte italiana in 15 weekend e mezzo. E chissà, magari quell'ipotesi delle mani di Lotto scaturite da questa conversazione scaturiranno poi in chissà quale altro studio e magari le potremmo vedere raccontate. Grazie ancora, sì, Flavio Caroli. Sì, ha ragione, lo faremo. Grazie a lei. Grazie. A presto.